siamo a Montaiate, frazione di Pergola, un piccolo paesino di pochi abitanti. Siamo nell'azienda agricola Case Bottaro. Qui con noi il titolare Paolo Ciarimboli, azienda agricola bio. Come mai l'idea di fare un'azienda agricola qua, in questo posto? Beh, stiamo parlando di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato ci piaceva che i nostri terreni fossero tutti circondati da boschi, siepi naturali, in questo ambiente incontaminato, ci sembrava una valorizzazione in più, lo è ancora, comunque abbiamo un ecosistema intorno che è molto pulito, molto sano, e questo ci sembrava al tempo ancora di più, eravamo un po' quasi fondamentalisti quando abbiamo iniziato a fare il biologico, perciò. Ricordiamo, quanto tempo fa? Qui siamo arrivati qui nell'88, nel 1988, ancora non c'erano i regolamenti CE europei sul biologico, abbiamo iniziato a fare il biologico perché già facevamo parte dall'86 di una cooperativa romagnola del biologico, di pionieri del biologico, gli zappatori senza padrone in Romagna, e abbiamo vissuto 2 anni con loro. In realtà poi io ero già in agricoltura, lavoravo già in agricoltura, ma con le colture portasemi, anche molto trattate chimicamente, e lì ho imparato, quella è stata un po' la mia scuola di agricoltura biologica, da lì siamo venuti e nell'88 siamo venuti quassù, e le caratteristiche appunto proprio di montagna, la vicinanza col Monte Catria, i terreni tutti circondati da boschi, sono le caratteristiche che cercavamo, insomma, siamo venuti qua su. Noi non siamo originari di qui, non siamo nati qui. Ricordiamo la vostra collaborazione con un'importante azienda biologica del territorio. Sì, siamo da sempre associati alla cooperativa La Terra e il Cielo. Cooperativa La Terra e il Cielo è una cooperativa storica del biologico dal 1980. Questa cooperativa, l'appartenere a questa cooperativa ci ha supportato economicamente, anche perché nella rotazione culturale poi molti dei nostri prodotti, come il farro, i cereali in generale, vanno in cooperativa, vengono commercializzati attraverso la cooperativa. Abbiamo scoperto, noi che siamo amanti delle eccellenze della Val Cesano, eccellenze enogastronomiche, abbiamo scoperto che sei un agricoltore custode di 2 prodotti che non conoscevamo sinceramente. Sì, lo scalogno di Pergola, che peraltro si chiama scalogno di Pergola perché lo piantiamo noi, ma in realtà è originario di un po' tutto l'Alto Pesarese e del Montefeltro. E l'altro prodotto è il pendolino marchigiano, che per caso, insomma, per l'incontro con un agricoltore che aveva una mamma che aveva questo pomodoro particolare, l'abbiamo riprodotto. Poi la regione, attraverso l'Assam i propri funzionari hanno fatto le ricerche storiche, insomma, di rito per creare queste eccezioni, insomma, sulla biodiversità agraria regionale, di cui abbiamo peraltro una legge proprio qui. Ringraziamo Paolo, ricordiamo che la Val Cesano è ricca, come dicevo prima, di eccellenze gastronomiche, enogastronomiche, aggiungiamo lo scalogno, che è un cipollotto, perché non tutti sanno che lo scalogno è un cipollotto, è una cipolla, l'abbiamo assaggiata, buonissima. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, ho seguito un attimo le tue spiegazioni all'interno, una cipolla quando caccia, come noi diciamo, che si fa? Ma è più semplice di quello che... Purtroppo sono tutte nozioni che si sono perse, più semplice di quello che uno pensa. Uno scarta una cipolla perché ha germogliato, quando è la cosa più naturale che può fare una cipolla. A un certo punto del suo ciclo, a febbraio-marzo, sente che le temperature, insomma, la si prende, la si mette in un vaso o in terra, che ha la possibilità, in giardino, e la pianta
germoglia, nel giro dei 20 giorni c'è comunque un germoglio, un cipollotto appunto fresco da poter mangiare in insalata. Sono cose che si sono sempre fatte, invece di buttarla via la possiamo tranquillamente piantare. Ringraziamo Paolo di questi consigli e pensiamo che non tutti sanno queste cose, anche perché erano cose dei nostri, avi, dei nostri nonni, dei nostri genitori. Abbiamo perso questa cultura. Purtroppo la domanda più frequente che mi fanno i clienti è proprio questa: si mantiene, si manterrà? E quando aglio, cipolle, scalogno si sono sempre mantenute, cioè è l'inghippo è di là, dove le celle frigorifere nella grande distribuzione organizzata creano questi problemi, cioè di mantenimento. Tiriamo fuori un prodotto dalla cella frigorifera, dopo 10 giorni ovviamente deperisce, ma è chiaro, ma è semplice, anche giusto, insomma, è naturale. Quello che invece non si sa è che si è sempre mantenuta, aglio, cipolle, scalogno si sono sempre mantenute da millenni, insomma, è la nostra storia. Ancora grazie Paolo, lo lasciamo che ha tanti ospiti oggi, grazie ancora.